Perfetto, grazie. Ok, iniziamo ufficialmente questa diretta. Allora, vi dicevo che sarà una diretta abbastanza pregna perché tratteremo varie cose. In primis, tratteremo del nuovo aggiornamento di Instagram che toglie il numero di like dai post. Ne parleremo perché, anche grazie a Elisa che ha sollevato un polverone attorno a questa cosa, vedo che in tanti, insomma, ne stanno parlando su Instagram così, quindi avevo fatto una stories oggi. Proprio sul mio profilo Instagram in cui accennavo un po' come la vedevo io quella situazione, però appunto vi dicevo oggi in live ne avremmo appunto parlato, avevo approfondito il discorso, così magari ci confrontiamo anche sui punti di vista, perché in generale, come per tutte le cose che cambiano, ecco, non è che c'è una verità assoluta, ma ci sono punti di vista diversi, quindi è bello confrontarsi e capire come vedono quella cosa, come è vista anche dagli altri. E quindi tratteremo di questo. Però non gli dedicherò troppissimo tempo perché sennò non avremo tempo per il vero tema di questa live, che sono i blog, cioè questa è l'ultima live del mese, quindi l'ultima live in cui parleremo di questo tema del blog, soprattutto concentrato sul discorso del tempo, cioè come gestire un blog in tempo utile senza dedicarci appunto mezza vita e non avere più tempo per nient'altro. Ma poi vi farò anche vedere un piccolo dietro le quinte del corso blog sostenibile, ma proprio una cosina veloce così vi faccio vedere qualche chicca. E infine vi anticiperò quello che sarà l'argomento del prossimo mese. Quindi un bel po' di roba, ecco, tratteremo oggi. Quindi iniziamo a bomba sull'argomento di Instagram. Allora, come sicuramente saprete, negli ultime settimane c'è stata questa novità di Instagram che ha tolto il numero di like dai post. Preciso, non è che li abbia tolti, tolti, nel senso che non ci siano più, ma non sono più visibili dai follower. Quindi il follower che va sul tuo profilo, che va sul tuo post, praticamente non vedrà più il numero di like sotto, cioè quanti like verrà aggiunto quella foto. Scusate un attimo che c'è stata una piccola pausa, vediamo un attimo se è ripreso tutto. Si è persa la connessione, vediamo, vediamo. Ciao intanto a Francesca, ciao a tutte quelle che vi state connettendo qua. Allora, ditemi se adesso si vede e si sente tutto, così riprendo. Cioè, da qui sembra che sia tutto ok, quindi io riprenderei. Se però avete qualche problema, c'è qualche interruzione, fatemelo sapere nei commenti. Allora, stavamo dicendo, Instagram appunto ha tolto il numero dei like dai post, quindi io utente che seguo te, profilo, non vedo quanti like ha la foto X che hai appena postato, quella del vecchio profilo, quella, insomma, post vecchi, eccetera. Paola, ora sì, ok, perfetto. Ogni tanto la connessione salta. Benvenuta Paola, ovviamente. Deb, qui tutto ok, perfetto, ok, vado avanti. Allora, dicevamo, insieme ha introdotto questa cosa. C'è chi è contrario, c'è chi è contento, eccetera. Ci sono tanti punti di vista che si possono avere su questo cambiamento. Il mio personalmente è che non cambierà nulla, nel senso che, ok, io non vedo quanti like ha la tua foto. Questo sicuramente influenza da un punto di vista di riprova sociale. Quindi, cioè, è vero che comunque vedere che un post ha tanti like un po' mi influenza, mi fa pensare che tu sia una persona più autorevole, mi fa pensare che l'argomento di cui stai parlando è particolarmente interessante e così via. Cioè, i numeri ci influenzano, questo è vero. Però non credo che cambierà proprio così drasticamente la situazione, perché comunque l'algoritmo di Instagram è sempre quello, quindi se vogliamo far sì che il nostro post diventi virale o comunque che venga visto dal maggior numero di persone possibili, dobbiamo avere il maggior numero di like e commenti possibili, quindi alla fine insomma l'obiettivo dei post rimane sempre quello, dal punto di vista di chi crea il contenuto. Dal punto di vista di chi lo usufruisce, appunto, sì, potrebbe essere un po' influenzato, nel senso che magari non viene più, non c'è più questa distrazione dei numeri, quindi magari leggerà un po', se lo commenterà, se lo troverà interessante e non perché ha visto che aveva tantissimi commenti o like. Però ecco, credo che proprio a lato pratico non sarà un cambiamento che rivoluzionerà le cose. Però volevo anche sentire cosa ne pensate voi, anche perché avevo ricevuto qualche commento in privato su questa faccenda, che adesso volevo leggervi soprattutto quello di, aspetta che adesso lo ritrovo, il commento di Gloria, perché secondo me appunto è una riflessione interessante, diceva che non era d'accordo con me perché chi comprava i like forse adesso ci penserà due volte, chi li comprava era anche per mostrare il numero ad altre persone e questo a mio parere influenzava chi vedeva il post e decideva poi se mettere like o no. Io sono contenta del cambiamento, a mio parere finalmente penalizzi grossi profili con grossi numeri. Allora, queste riflessioni sono giustissime, Gloria, cioè, sono d'accordo.
Però secondo me non cambierà tanto per, diciamo, i big, gli influencer o comunque chi faceva i bot per avere più numeri grossi possibili. Perché alla fine queste persone, per loro i numeri continuano ad essere importanti, non saranno più visibili a tutti, ma però se magari questo influencer si proporrà un'azienda e dirà guarda, se mi paghi tot, io parlo del tuo prodotto sul mio profilo perché io sono famoso. Ok, l'azienda non potrà andare sul profilo per verificarlo di persona, ma l'influencer gli manderà le statistiche, quelle private, e quindi gli farà vedere che numeri ha, a prescindere che appunto l'utente esterno possa vederlo oppure no. Quindi diciamo che secondo me comunque i big continueranno a voler avere i grossi numeri e quindi a usare bot e compagnia perché di fatto per loro non cambia nulla. Il fatto che questi dati siano visibili a tutti o solo a loro cambia poco questo genere di dinamiche, secondo il mio punto di vista. Dopo per il discorso che aspetta che rileggo cosa dicevi, per il fatto che chi li comprava era anche per mostrare il numero ad altre persone, questo è vero, sicuro, però non so quanto effettivamente cambi molto, perché chi comprava like e chi comprava follower di solito è perché voleva, appunto, era un influencer o un aspirante influencer più che altro, che voleva mostrare i suoi numeri a chi poi doveva pagarlo, diciamo. E quindi dicevo, questo lo può fare comunque tramite le statistiche, mostrando le statistiche. Sì, forse qualcosina influenzerà, però secondo me niente di così drastico. Ecco, diciamo così. Però ditemi anche voi cosa ne pensate. Adesso guardo se c'è qualche commento. Ciao Barbara, ciao Deb. Allora, aspetta che ogni volta che devo guardare i commenti sul cellulare è un casino allucinante. Allora. Francesca, in Brasile l'hanno già tolto da un po'. Sì, infatti, perché comunque come al solito con gli aggiornamenti di Instagram non sono uguali contemporanei in tutto il mondo, ma vanno un po' a scaglioni. Ma anche noi stessi in Italia, nel senso che c'era già gente che da settimane non vedeva più il numero di like e chi invece ha avuto l'aggiornamento oggi o comunque in questi giorni. Quindi sì, questo sicuramente. Vediamo un po' se mi sono persa qualcosa. Francesca, io credo che adesso siano più importanti i commenti, cioè le interazioni. Sì, che i commenti e comunque le interazioni, diciamo, concrete siano importanti, è vero. Spero solo che allora non abbiano più forza i bot che commentano in automatico e quindi prendano più importanza quel tipo di bot lì, perché altrimenti, insomma, sarebbe davvero molto triste sta cosa. Però sì, che i commenti diventino più importanti sicuramente. E le condivisioni dei post, certo, verissimo. Vediamo qui se c'erano altri commenti qua nel gruppo, che ho visto che c'è un po' di roba. Allora, ok, ah, ciao Silvia, che non ho ancora visto che ti eri connessa. Alessia, secondo me l'effetto gregge dei like accresceva l'engagement. Sì, infatti come diceva la stessa Silvia oggi sul suo profilo, Silvia Gazzotti, se non la seguite andate a dare un'occhiata. Sicuramente c'era questo effetto psicologico, diciamo così, del numero, del fatto della riprova sociale, si chiama in gergo marketing. E quindi il fatto che io vengo influenzata dal fatto che tanti dicono che sei bello, allora sarai bello davvero, sto semplificando proprio al massimo. Quindi sì, sicuramente questo fattore c'era e un po' ci sarà sempre, però non so se davvero cambierà davvero gli equilibri, cioè sì, avrà una piccola influenza, però secondo me più di tanto le cose non cambiano. Cioè, pensiamo anche solo alle stories. Le stories, quelle hanno sempre, non hanno mai avuto il numero di like, il numero di commenti. Cioè, tu quando guardi una stories non sai chi l'ha vista, se qualcuno ha commentato, eccetera. Però interagisci lo stesso, se hai voglia di interagire. Ecco, quindi penso che più o meno le dinamiche siano sempre quelle, ecco, quindi non ci vedo, ecco, cose epocali, ripeto, è una mia personale opinione, cioè magari verrò smentita, assolutamente, non voglio. Aspetta che vedo dei commenti qua, forse, ah che mi scappa, forse ora diventa ancora più importante curare il contenuto del post. Ma guarda, secondo me è sempre stato importante curare il contenuto del post, perché comunque il contenuto del post è il valore, è ciò che tu ci metti, è ciò che ti differenzia, è ciò che attira il tuo target. Quindi in realtà era importante anche prima, ecco, forse adesso più persone si renderanno conto che il contenuto è importante, ecco, questo magari sì. Poi abbiamo, beh, Elisa ovviamente. Simonetta, io sono favorevole, più o meno inconsciamente ci facevamo influenzare da chi metteva i like. Sì, come diciamo prima, sicuramente una parte del nostro cervello veniva influenzata. Paola,
Paola, d'accordo con te, Simonetta Biazzi, perfetto. Silvia, anche io non credo ci siano grandi cambiamenti, almeno finché non toglieranno anche il numero dei follower. Sì, in effetti, forse il numero dei follower cambierebbe un pochino le cose. Però guardate, in realtà vi porto il mio caso specifico perché secondo me è abbastanza indicativo. Io ho aperto il profilo Instagram qualche anno fa, adesso non ricordo se era 2017 o 2016, forse 2016, estate 2016. All'inizio io non avevo follower, non avevo like, cioè ovviamente era un profilo nuovo, quindi non avevo nulla. E quindi io postavo le mie cose, nessuno le commentava, non avevo follower o comunque crescevano molto molto lentamente. Ma il paradosso è che, dato che io ho sempre postato comunque contenuti che ritenevo di valore, importanti, non tanto per... Io mi rivolgevo già al mio target, quindi postavo contenuti che piacessero al mio target e quindi le poche reazioni, i pochi follower che avevo erano in target, quindi non avevo il rischio di attirare persone fuori a cui non interessasse niente. Invece, paradossalmente, quando un profilo cresce, quando comincia ad avere più follower, quando comincia ad avere anche un numero di interazioni più alto, inizia a attirare l'attenzione anche di persone che non vorremmo attirare, tipo i competitor, tipo i bot e così via. Quindi inizi a farti seguire anche da persone che alla fine non ti interessa raggiungere, né da un punto di vista proprio economico, perché non sono tuoi clienti, né anche da un punto di vista proprio così di obiettivi di comunicazione, nel senso che cosa mi interessa a me attirare il competitor che magari viene lì a seguirmi solo per vedere cosa faccio io, per prendere spunto, eccetera. Ecco. Quindi in realtà i grandi numeri, sì, magari avere il grande numero ti aiuta ad avere più like perché c'è la riprova sociale. Però paradossalmente rischi di avere più like da persone che alla fine non sono in target. Ecco, questa è una mia piccola riflessione. Quindi, alla fine, come la penso sempre, come dico sempre, meglio pochi ma buoni che tanti, ma appunto fuori target. Quindi diciamo che da questo punto di vista magari aiuta il discorso di non avere i like. Elisa, nessun cambiamento. Fuori il cambiamento spero avvenga dentro. Sì, giusto. Sì, speriamo che appunto la qualità finalmente esca a uscire dai post. Vediamo qui. Aspetta che c'è un commento di Deb che dice: è vero che le interazioni siano importantissime, ma io ad esempio vengo incuriosita da un post con più 100 like e di conseguenza vado a leggere. Sì, tu come sicuramente tantissimi altri, certo. Comunque vediamo adesso cosa succede, semplicemente, ecco. Ripeto, io personalmente non prevedo grandi cambiamenti, però vediamo, ecco, guardate anche voi i vostri profili se da quando sono scomparsi i like effettivamente avete visto un calo o una crescita, perché no? Ok, allora, se non ci sono altri commenti su questa cosa di Instagram, io passerei all'argomento principe della live, ossia i blog. Quindi fatemi, se avete delle domande o comunque delle riflessioni, secondo voi così al volo, scrivetele nei commenti così chiudiamo la faccenda, ok? Quindi aspetto pochi secondi, intanto bevo un sorso d'acqua. Ok, vedo che si stanno connettendo in altri, ok? No, non vedo altri commenti. Quindi, ricapitolando la faccenda dei like, ecco, non facciamone né una tragedia né un oddio cambierà tutto perché oggettivamente difficilmente ci saranno stravolgimenti. Certo, speriamo che questo sia un aiuto per far sì che le persone non vengano più influenzate dai numeri, dalle vanity metrics, ma inizino invece a dare importanza al contenuto, che finalmente sarebbe anche ora. Ok, allora passiamo al secondo argomento di oggi, che è invece il blog, o meglio, come gestire il blog nel minor tempo possibile, perché ovviamente il tempo, ahimè, ne abbiamo sempre poco, quindi... Gestire il blog è importante, però richiede tempo, richiede fatica, quindi cerchiamo di trovare il modo per risparmiare tempo. Come io avevo scritto sul blog di lunedì, che adesso vi tiro fuori l'articolo, ve lo faccio vedere, così riprendiamo i punti da lì. Allora, adesso ve lo condivido, arriva. Ecco qua. Questo è l'articolo che avevo scritto lunedì, appunto sul discorso del tempo. Aspetta, che c'è Isa che dice: la cosa che più mi infastidisce di questo nuovo aggiornamento è la comparsa di post e la frase si interrompe. Isa, appunto, scrivi il resto della frase così finisco di leggere e ti rispondo. Dicevamo, Elisa, a me è sembrato ci sia stata una flessione. Ok, allora guarderemo, terremo d'occhio appunto le statistiche e vediamo se effettivamente c'è un cambiamento, anche, dico, anche per gli altri. Elisa, c'è stata una flessione in positivo o in negativo? Ecco, cioè per capire anche il tuo punto di vista. Dicevamo, Isa dice, scusa, non riesco a digitare, è impazzita la tastiera, perfetto. Ok, fa lo stesso, allora, me la scrivi dopo in privato e ti rispondo in privato.
Dicevamo, torniamo al discorso blog, blog in poco tempo. Allora, come vi scrivevo qua, diciamo che i concetti chiave per gestire in poco tempo, nel minor tempo possibile, il proprio blog è selezionare e pianificare. Quindi selezionare vuol dire individuare quelle che sono le cose importanti, quelle da fare, quindi analizzare nella propria giornata quali sono le attività che sono meno importanti e quindi dare più spazio al blog, quindi togliere le attività poco importanti, come potrebbe essere cazzeggiare sui social, e al posto di quelle attività inserire la cosa importante che è invece gestire il blog. E il secondo punto è la pianificazione, cioè dire in anticipo dove, quando, come farai l'articolo del blog. Quindi, non so, per esempio, il giovedì metto lì 2 ore e scrivo l'articolo, per esempio. E quindi trasformare il giovedì o quelle 2 ore del giovedì come proprio nel tuo appuntamento fisso col tuo blog, in modo da non dimenticarti, da non posticipare e da non perdere tempo in altre cose. Questi erano, diciamo, un po' i concetti chiave di cui vi ho parlato in questo articolo. Vi avevo però anche mostrato una to-do list che tra l'altro ha avuto un discreto successo perché in tanti mi avete scritto che l'avete trovata utile. Quindi adesso ve la farei anche vedere se l'avessi preparata prima. Quindi adesso facciamo una bella cosa. Vado a cercarla. Qui faccio anche vedere, intanto che ci siamo, vi faccio vedere anche l'area privata. Ok, allora qui trovate appunto questa to-do list che ho creato io, che praticamente mette insieme un po' tutte le cose da fare ogni giorno, 15 minuti al giorno, per poter creare un articolo a settimana. Allora, la to-do list è questa, to-do list settimanale per creare un articolo del blog, ed è questa qua. Praticamente io vi ho messo giorno per giorno, vedete le varie cose da fare ogni giorno. Sono tutti task, insomma, cose da fare che più o meno fanno impiegare 15-20, per fare queste cose al giorno sono più o meno 15-20 minuti. Dico più o meno perché dipende anche da quanto siete veloci, da quanto siete allenate e tutto quanto. Cioè è facile che se siete all'inizio e non siete abituate vi prenda un po' più di 15-20 minuti fare queste cose che vi ho scritto al giorno. Però con l'allenamento secondo me si può fare. E quindi, cioè, vi ho diviso giorno per giorno le cose da fare, quindi tipo nel giorno 1 raccogliere i materiali, quindi guardare sul tuo calendario editoriale quale argomento avevi scelto e quindi, cioè, trovare siti, fonti, eccetera, per quell'argomento lì, raccogliere le foto. Nel giorno 2 invece pensare alle keyword, quindi vai a cercare su Google l'argomento che ti interessa, confronti le varie keyword. Il giorno 3 prepara le immagini, il giorno 4 struttura l'articolo, quindi butta giù, diciamo, la struttura base dell'articolo con le call to action. Il giorno 5 inizia a scrivere l'articolo, quindi inizia a buttare giù la prima stesura, diciamo così, la prima bozza. Il giorno 6 lo andrai a rivedere, cioè finisci di scrivere l'articolo, lo sistemi, lo imbelletti come si deve. E poi nel giorno 7 si completa tutto, si mettono i tag, si usa SEO Yoast, questo ovviamente se usate WordPress. Se non usate WordPress, queste cose non vi servono, potreste saltare, insomma, questa giornata. E quindi diciamo che questo è un po' un riassunto delle varie cose che andrebbero fatte per creare un articolo a settimana, diviso appunto con 15 minuti al giorno. Poi, chiaro, se volete dedicargli di più, fare tutto in una giornata e quindi fare tutta questa checklist, to-do list, tutto in una volta, va benissimo uguale. Questa è solo una proposta per impiegarci meno tempo, ecco, un pochino tutti i giorni per non appesantire troppo, ecco, il carico di lavoro. Dopo però, se volete approfondire queste cose, ne ho parlato nel corso Blog Sostenibile che per questa settimana fino a domenica è ancora in offerta, quindi se vi interessa andate a dare un'occhiata, perché appunto questo corso qui è un mini corso, quindi costa pochino, dura pochino, cioè proprio una cosina piccola, non troppo impegnativa, che però vi dà qualche spunto, qualche idea, qualche consiglio su come iniziare a gestire il blog in modo un pochino più organizzato e anche meno ansiogeno, nel senso che comunque creare un nuovo articolo ogni volta, dire oddio di cosa parlo, oddio chissà se ci impiegherò 10 ore a farlo, non ho tempo, cose di questo tipo. Ecco, invece secondo i consigli che vi metto nel corso dovreste invece riuscire un pochino sia a trovare le idee giuste, perché vi do comunque degli esercizi da fare per trovare idee, sia appunto gestire il tutto in modo un pochino più ragionato, con un bel calendario editoriale e tutto quanto. Ecco, quindi insomma vi consiglio di dare un'occhiata. Anzi, guardiamo una bella cosa, adesso ve lo faccio vedere un po' dietro le quinte del corso, così insomma se siete curiosi lo potete andare a vedere. Quindi questo qua è la sales page, qui vabbè, insomma vi spiego insomma tutte le varie cose che vengono trattate, vedete che è ancora in offerta.
Vi faccio vedere le varie lezioni, però per quello devo entrare nel back-end, quindi adesso rientro un attimo qua. Intanto che mi loggo, se volete farmi qualche domanda o sul corso o comunque sul discorso blog, fatele nei commenti, così subito dopo, appena sono pronta, le leggo e vi rispondo. Allora, andiamo a vedere qua le lezioni. Coraggio, loggati. Allora, qua. Eccoci qua. Allora, adesso ve lo faccio vedere. Ecco qui. Queste sono le lezioni del corso. Vedete che sono poche, cioè le lezioni principali sono 7, quindi cioè, sono anche brevi che durano appunto 5, massimo 10 minuti l'una. E poi ci sono anche delle lezioni bonus. Allora, lezione 1 è scoprire cosa vuoi il tuo target, la 2 scegli i giusti obiettivi, la 3 trova e riordina le idee, anche qui appunto è la lezione in cui vi dicevo, vi do degli esercizi da fare per cercare di stimolare nuove idee per se non sapete di cosa parlare. La lezione 4, come strutturare il calendario editoriale, 5, calendario editoriale passo a passo, perché proprio vi dico ogni singolo passo che c'è da fare per creare e gestire il calendario editoriale. Vi do nella lezione 6 dei consigli su come riuscire a rispettarlo il calendario editoriale, cioè il solito problema di ok, io ho fatto il calendario editoriale, però non ho tempo di seguirlo, non ho tempo di fare le cose che avevo scritto lì. Ecco, vi do dei consigli su come riuscire a rispettarlo. E poi vi do un piccolo riassunto sulle cose proprio super importanti che dovete subito mettere in pratica per iniziare subito a gestire meglio il blog. E poi con le lezioni bonus parlo un po' di SEO, ve lo dico, non è super approfondito il discorso SEO in questa lezione qui, perché ovviamente una lezione sola non posso parlare di tutto. Per la SEO faremo un corso apposta nel 2020, ve lo prometto. Altra lezione bonus è quella della to-do list, in cui c'è la to-do list che vi ho fatto vedere prima, però arricchita, un po' più dettagliata. L'altra lezione bonus è tool, cioè vi do tutta una serie di tool da usare con WordPress o anche con, per chi non ha WordPress, per appunto agevolare la creazione del calendario editoriale, la gestione del blog, velocizzare insomma i vari processi. E poi un'altra lezione bonus sul tono di voce che è tenuta e scritta dalla nostra Elisa Magna di Dutt. Ecco, quindi diciamo questi sono un po' gli argomenti che troverete nel corso. Ripeto, è una cosina proprio semplice, veloce, non impegnativa, ma che secondo me può darvi davvero una mano per iniziare a gestire più facilmente il vostro blog. Ecco, con questo ho concluso il discorso del corso Blog Sostenibile. Ora torno a leggere i vostri commenti, perché ho visto che era arrivato qualcosa, bla bla bla. Allora, tornando al discorso di Instagram, Elisa diceva, a me è sembrato ci sia stata una flessione, ma in negativo, lievissima, ma presente. Ok, può essere, insomma, se comunque tu tieni d'occhio e vedi se effettivamente sia stata lievissima, poi oltretutto non dovrebbe essere nulla di grave, però insomma, tieni d'occhio e vediamo cosa succede. Paola diceva, mi occupo di astrologia e tarologia. Ho sempre cercato di giocare d'anticipo. In agosto inizio l'oroscopo dell'anno successivo, in quanto non è un lavoro di 10 minuti, certo, immagino. Preparo freebie e promozioni. Le mie newsletter escono ogni 15 giorni e quando ho un attimo ne impronto una nuova. Più vari post su tarocchi e astrologia. Per la scelta delle immagini approfitto di quei pochi minuti liberi. Ok, cioè se tu riesci comunque con questo sistema, ecco, se è organizzata bene e vedi che riesci a starci dietro, va benissimo. Anche perché diciamo che in generale non è che c'è una verità assoluta, un modo assoluto per gestire meglio il blog. Io vi ho proposto il mio, vi ho dato alcuni consigli dal mio punto di vista. Poi è chiaro che ognuno ha il suo modo di organizzarsi, quindi se avete trovato il vostro modo per essere organizzati e gestire bene il blog, benissimo, tanto meglio, ecco. Ok, poi volevo tornare alle domande che mi avete inviato nei giorni scorsi. Allora, sempre sul blog. Allora, Marzia diceva: esiste un modo per velocizzare la ricerca delle keyword? Ho iniziato un file Excel dove raccolgo catalogandole nel tempo libero. L'intento è quello di trarre ispirazione da quelle più performanti per decidere poi gli argomenti del blog successivamente, anziché fare il contrario. Ma ancora non so dirti se mi faciliterà o meno. Allora, sicuramente è un lavoro utile dal punto di vista proprio appunto, organizzativo, avere le idee, eccetera. Certo, mi sembra molto impegnativo, ecco, quindi io non so se farai questo lavoro di schedatura delle keyword, cioè più che altro per un discorso. Le keyword hanno di solito, dopo dipende anche dal tipo di keyword, però di solito hanno un po' dei flussi, nel senso che non è che hanno sempre quelle performance tutti i mesi, 365 giorni l'anno, spesso hanno un andamento
che va un po' come una curva, no? Quindi c'è un periodo dell'anno in cui magari viene più cercata, dei giorni in cui viene cercata di più perché magari ne hanno parlato in TV, faccio per dire, quindi cose di questo tipo. Quindi magari oggi analizzi e viene fuori che la keyword X è fantastica, bellissima, quindi te la segni, 6 mesi dopo vuoi parlare di quell'argomento lì perché avevi visto che era un'ottima keyword. E invece scopri che negli ultimi mesi quella keyword lì la gente ha smesso di cercarla e quindi in realtà non servirebbe a niente. Quindi diciamo che analizzare le keyword, quindi il volume di ricerca, la competitività, eccetera, è ovviamente indispensabile, ma andrebbe fatto proprio in tempi brevi, cioè rispetto a quando scriverai l'articolo, proprio perché la keyword ha un andamento che non è fisso e costante. Ecco, quindi o comunque andare a rivedere i dati che avevi raccolto mesi prima e vedere se quella keyword ha ancora quei risultati lì, quindi vale ancora la pena usarla oppure no. Poi abbiamo Maria Grazia che dice: quando metterò online il sito, sul blog dovrà esserci già un buon numero di post o non avrebbe senso e quindi ne pubblicherò uno alla volta iniziando da zero e i freebie da subito o quando avrò qualche riscontro? Allora, per il numero di articoli, secondo me l'ideale quando apri un sito è quello di avere già qualche articolo, non centinaia, insomma anche solo due o tre, giusto perché così la persona che arriva comunque ha già qualcosa da leggere, si può già fare un'idea di quello che troverà sul tuo blog successivamente. E poi ha lo stesso Google, perché comunque quando Google indicizza il tuo sito, se vede che hai due pagine in croce con pochissime informazioni utili per gli utenti, ti mette già un po', diciamo, da parte, diciamo così. Se invece arriva e vede che ci sono già diversi articoli interessanti, utili, eccetera, già parti avvantaggiata perché Google dice: sembra che questo sito, anche se nuovo, sembra interessante, teniamolo d'occhio. Adesso sto semplificando al massimo, però per capirci, ecco, quindi diciamo che qualche articolo lo metterei. Per quanto riguarda invece il discorso freebie, non so bene cosa intendi quando avrò qualche riscontro, però comunque secondo me anche il freebie deve essere subito disponibile. Proprio perché così l'utente che arriva lì, ok, saranno due gatti perché è appena aperto, però quei due gatti che arrivano, almeno se trovano già un freebie interessante da scaricare e per il quale iscriversi magari alla newsletter, tanto meglio, ok? Ecco, magari la newsletter non è ancora pronta, magari appunto inizierai a mandarla tra 3 mesi, faccio per dire, però intanto inizi a raccogliere un po' gli iscritti, e che è già una buona cosa. Poi abbiamo Cecilia che invece dice: come migliorare la SEO? Ecco, in realtà Cecilia, non risponderò adesso a questa domanda perché di SEO parleremo a ottobre, quindi a brevissimo. Il prossimo mese parleremo proprio di SEO e la vedremo anche questa da vari punti di vista, quindi io vi parlerò dei consigli SEO, poi dopo ci sarà Lorenzo che vi dirà invece il sito da un punto di vista tecnico come deve essere, quindi non so che tipo di host, che tipo di tema, velocità e così via. E Elisa invece vi dirà come la SEO, stranamente, influenza anche il personal branding. Quindi ecco, diciamo che tratteremo un po' tutti questi argomenti sotto il cappello, diciamo, di SEO, quindi di SEO ne parleremo in modo molto approfondito nel mese di ottobre. Quindi ti rimando, porta pazienza Cecilia, che ne parleremo a ottobre, potrai farmi tutte le domande che vuoi sulla SEO. Ok, ho risposto alle domande vecchie, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Lalala. Ok, qui niente, vediamo nelle stories. Arrivo, aspetta. Ok, no, che non vedo altre domande, non ne vedo. Ok, perfetto. Allora, ditemi un pochino se avete qualcos'altro da chiedermi sul discorso blog, perché appunto, come vi dicevo, da ottobre parleremo di SEO, quindi ok, di blog in qualche modo si rientrerà sempre, però molto più marginale. Ecco, quindi se avete ancora qualche domanda sul blog, questa è l'ultimissima occasione per farmi domande al riguardo, perché appunto poi cambieremo argomento. Maria Grazia, grazie mille, non c'è problema. Marzia, sì, Elena, sto tenendo anche conto della stagionalità. È un lavoro lungo, ma proverò, ti saprò dire. Grazie per i tuoi consigli, figurati. Per il discorso comunque di tenere appunto tutte le keyword nell'Excel, eccetera, ecco, non impazzirci troppo, perché sì, è un lavoro sicuramente utile, però mi sa più di una cosa che fa un SEO specialist, no? Che fa queste cose tutto il giorno. Tu che magari appunto fai un po' più fatica a fare tutte le cose che ovviamente devi fare avendo una piccola attività, ecco, io mi concentrerei su quelle poche cose davvero un po' più profittevoli e terrei un po' da parte queste cose sicuramente utili, però che oggettivamente ti portano via davvero tanto tanto tempo. Quindi insomma, valuta un pochino se è il caso di limitare le cose eccessivamente da specifiche, diciamo così, da specialisti. Ok. No, non vedo altre domande, quindi passiamo ai saluti. Ok, va bene? Allora passiamo ai saluti. Ok, allora spero che questo mese in generale sia stato per voi utile appunto affrontare il discorso del blog, di come organizzarlo, appunto di cosa parlare, eccetera.
Vi ricordo appunto che c'è il corso blog sostenibile ancora in offerta fino a domenica, quindi approfittatene se avete voglia. Basta, il mese prossimo, cioè ottobre, parleremo di SEO, iniziate già a prepararvi le domande. E niente, quindi noi ci vediamo la settimana prossima con appunto un nuovo articolo sul blog lunedì, una nuova live giovedì. E come al solito, se avete altre domande da farmi su questo argomento, eccetera, fatele sempre nel gruppo Facebook, e lì quando riesco passo e vengo a rispondere. Aspetta, Elisa che scrive qualcosa. Dice: ciao, al momento sto ascoltando la diretta, tagliando un tessuto e pensando a che cavolo mettere sul blog. Chiedo: se io da un tot di mesi ripropongo un post messo in precedenza, riscritto o aggiornato, è una cosa che può andare? Certo, perché comunque in generale aggiornare i vecchi contenuti è importante, sia da un punto di vista SEO per Google, ma sì, anche per gli utenti, nel senso che comunque se tu quel vecchio articolo lo hai aggiornato, ci hai aggiunto informazioni nuove, fresche, magari ci hai aggiunto qualcosa che prima non c'era, hai approfondito qualcosa, va benissimo. Cioè, una cosa che faccio anch'io, ogni tanto io prendo i miei vecchi articoli e magari li aggiorno, li ottimizzo meglio, gli aggiungo cose di questo tipo. Quindi va benissimo, anzi, te lo consiglio, ecco, periodicamente di fare sia articoli nuovi sia aggiornare quelli vecchi, non tutti, però insomma quelli più importanti. Ok, se non avete altro io passo ai saluti. Quindi, stavamo dicendo, ci vediamo la prossima settimana e come al solito se avete domande, eccetera, fatemele o qui nelle stories, nei commenti, nei messaggi oppure appunto all'interno del gruppo. Ok? Grazie a tutte e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!